riteniamo che lo sport sia un valore aggiunto in qualunque ambito, diciamo, dell'umana operatività e soprattutto per gli studenti. Lo sport è una valvola di scarico, lo sport è un elemento aggiuntivo alle attività intellettuali e lo è chiaramente, è la principale attività di alcuni professionisti che però non devono, per praticare lo sport, rinunciare alla loro formazione culturale, perché poi si diventa vecchi, si deve avere, no, qualcosa d'altro da fare nella vita, e quindi se uno acquisisce anche una laurea, poi può spendere nel momento in cui si pratica lo sport. Quindi noi con questa conclusione potremmo essere vicini ai ragazzi, essere bravi sportivi, ma anche bravi studenti, possibilmente anche in futura classe dirigente. Questa convenzione, diciamo, prevede, diciamo, delle facilitazioni per gli studenti, nel senso che, dati gli impegni sportivi che possono essere molto pressanti, diciamo, attraverso un sistema di tutor possiamo, diciamo, rischedulare qualche sessione di esame, insomma, cercare di agevolare in qualche modo lo studio degli studenti e la partecipazione ovviamente alla vita accademica, quindi chiaramente non c'è, diciamo, una riduzione di crediti, questo non sarebbe assolutamente possibile, però diciamo c'è un accompagnamento che tende a semplificare, diciamo, il percorso sia dal punto di vista amministrativo sia dal punto di vista di possibili coincidenze o insomma di aiuto anche di tutoraggio sugli esami se necessario. C'è una facilitazione anche sulla tassazione e quindi insomma, speriamo, diciamo, che questo continui a motivare giovani atleti per seguire la loro formazione che comunque sempre plus, diciamo, per l'individuo adulto. Sono molto contento perché al di là dell'aspetto proprio pratico e di positività che viene data appunto ai ragazzi, perché conciliare il percorso di studio con quello sportivo sicuramente aiuta a far crescere sia umanamente che anche a livello di competenze, proprio di spirito di squadra, essere capaci di gestire la propria personalità all'interno del gruppo. Quindi sicuramente è un aspetto che tornerà a questi ragazzi anche nella vita lavorativa. E quindi questo è già un primo passaggio importante. Però è molto bello, secondo me, anche un altro passaggio che dobbiamo sottolineare, che è quello della sinergia tra due realtà ovviamente profondamente diverse, una importante, storica, che è vitale per l'economia della città, che è quella dell'Università dell'Aquila, e invece una realtà sociale che è sempre del territorio, lavora sul territorio e lavora per il territorio.